Mario Sommariva vorrei chiedere, lui arriva dall'esperienza di Trieste, a Spezia ha trovato uno scalo che è da anni ha un primato nell'intermodalità ferroviaria, sulla parte Ro-Ro fa meno, però invece a Carrara, scalo sinergico e parte della stessa Port Authority, stiamo vedendo dei numeri particolarmente interessanti. A livello nazionale, tornando a parlare delle statistiche 2021, appunto Marini di Carrara è stato uno degli scali più in crescita. Anche voi a Carrara in particolare, ma anche a Spezia, riuscite a proporre un modello, insomma, integrato tra industria e porto? Beh, è quello che stiamo cercando di fare con, diciamo, molta determinazione, ma anche altrettante, diciamo, difficoltà, perché ecco, raccontiamo, diciamo, anche quali sono in particolare le difficoltà, sì, da superare, perché poi oltre alla sburocratizzazione, oltre alle lungaggini, oltre a, però poi in concreto, nel quotidiano, cosa serve per dare competitività a questi scali? Beh, per fare per mettere in piedi un modello che integri, come diceva Zeno, in modo molto forte le aree retroportuali, creare le premesse per il reshoring, fare sì che, diciamo, il porto sia, diciamo, una sorta di volano territoriale, non soltanto un mero attrattore di traffico, occorre che le autorità portuali abbiano alcune libertà di agire. Questo è il libertà che oggi non hanno, o non hanno abbastanza? Libertà che si conquistano a fatica, per questo ho parlato di difficoltà. Allora, io per entrare nel consorzio zona industriale Apuano, che è qualche cosa che assomiglia un po' ai consorzi industriali che si gestiscono a Trieste, magari alle ASI che ci sono nel Mezzogiorno, cioè quindi queste aree che in realtà territorialmente sono sempre vicine ai porti, sono sempre collegate ai porti, ma non a caso. Beh, io ho dovuto fare una discussione, diciamo, con la mia proverbiale pazienza, ci sono riuscito, ma dico proverbiale perché tutti più o meno sanno che sono una persona molto paziente, ma di ore e di discussione ripetuta col collegio dei revisori per poter, diciamo, partecipare ad un consorzio dove peraltro la partecipazione era già prevista da una legge regionale. Quindi, e questo mi aumenterà il giorno che nei mesi prossimi affronteremo la questione della zona retroportuale di Santo Stefano di Magra, che è essenziale evidentemente per lo sviluppo della Spezia, ma che va riorganizzata. Non è una zona in questo momento che è già un interporto, che ha già una struttura, è una zona frammentata, diciamo, con molti interventi privati, dove, per dire, noi siamo in affitto per la nostra zona, dove c'è il centro unico servizi, quindi un modello assolutamente importante in Italia, no? Quindi con questo corridoio doganale, certo, per i controlli unificati, quindi veterinari, doganali, fitosanitari, in un'area che non è nostra, dove siamo in affitto, dove dobbiamo rincorrere le ferrovie per chiedere in affitto l'area, e dove chi ci lavora è in questo momento in subaffitto abusivo, perché le ferrovie non approvano. C'è da mettere un po' di ordine, cioè, insomma. Allora, sì, dico queste che possono sembrare piccole cose, anzi apparentemente lo sono, ma per dire, come fai, sì, perché la competitività certamente oggi non è semplicemente avere i fondali, è certamente, certo, anche è quello, una parte del... è certamente avere i collegamenti, ma è soprattutto organizzazione, che vuol dire una struttura che si integra con il territorio, le risorse umane, cioè una organizzazione complessiva, quella è e soprattutto, diciamo, la parola di moda, ma è vera, resiliente, cioè in grado di rispondere a dei cambiamenti che qui quotidianamente ci propongono delle situazioni diverse. Allora, il tema fondamentale, a mio avviso, è dotare le autorità portuali di alcune libertà maggiori. Abbiamo un ordinamento speciale, lo dobbiamo interpretare, avere alcune libertà che ci consentano di reagire e di adottare quegli strumenti che ci permettono di essere meglio organizzati e quindi più competitivi. Servono delle modifiche normative o si potrebbe fare già con la legge attuale? Ma noi, Zeno questo è maestro, e
abbiamo lavorato insieme a Trieste, lavorando sempre dentro la legge attuale. Io, forte di quell'esperienza, lo sto facendo, ma vi sono certamente, cioè per esempio la Madia, certo, e il tipo di impostazione che c'è sulle partecipazioni, cioè non possono essere le autorità portuali considerate dei soggetti pubblici che, se fanno delle iniziative economiche e sviluppano delle partecipazioni societarie, commettono una sorta di crimine potenziale. Non può essere. Okay. E questo perché indubbiamente, diciamo, la Madia e tutte le leggi, diciamo, che hanno impostato, cioè qui non si tratta di colpire il comune di Rocca Cannuccia che, certo, c'ha la partecipata per la sagra della salsiccia, degnissima cosa, ma dove magari, qui si tratta appunto di realtà economiche immerse in un mercato mondiale molto turbolento, che hanno bisogno di alcuni strumenti che secondo me si possono realizzare, questo sono netto, ma Nicola lo sa, senza cambiare la natura giuridica delle autorità portuali. Certo. Cioè non ci serve diventare SPA per fare alcune cose, certo, logiche. Io per esempio mica dico che dobbiamo essere svincolati dal controllo della Corte dei Conti e far quel che ci pare, no, non è il mio modello. Dico solo che se ho un'iniziativa rispetto a un retroporto, rispetto a un qualche cosa che mi integra, ecco, per esempio con le nostre realtà dirette, Trieste ha fatto l'operazione Duisburg, sì, io, esatto, più modestamente sto facendo a Piacenza e a Parma, certo, ma perché quelli sono i miei retroterra e anche lì faccio una fatica terribile, però è come dire, si va avanti.